la fisica di Ferraris e le scienze integrative, oggi parliamo del mixer. Questo mixer è un Tascam PM3200 ed è un mixer da regia. I mixer da regia hanno un elevato numero di canali che vanno da più o meno 12 a 24-36, però diciamo che quelli usati anche dai gruppi o dai cantanti arrivano anche a 80-120 canali, in cui in ognuno di essi si può mettere uno strumento diverso. Adesso noi col software che abbiamo installato lì, che si chiama Audacity, registriamo la voce del mio compagno e tramite dei vari effetti possiamo analizzarne lo spettro, la forma grafica dell'onda, e con degli effetti possiamo cambiare tonalità, allora, velocità. Come diceva Tony, noi abbiamo questo software che dentro noi, il nostro lavoro consiste sostanzialmente, noi siamo tecnici del suono, e quindi con questo software chiamato Audacity noi possiamo andare a registrare, analizzare il suono e eventualmente a modificarlo. Io per esempio posso prendere in esame la mia voce. Pronto, prova, sassa, 1, 2, 3, prova. Abbiamo visto che mentre parlavo sono comparse tutte queste linee blu, che non sono altro che una forma grafica della frequenza d'onda data dalla mia voce. Io la posso andare a riascoltare, a modificarla e a prenderla in analisi. Per esempio, utilizzando lo spettro. Lo spettro non è altro che un'altra forma grafica d'onda, data però dalla somma di tutte le componenti all'interno della mia voce. Principalmente ogni picco dà le dominanti a cui appartiene in quel momento. Come ho detto prima, tramite un vasto campionario di effetti possiamo andare per esempio a modificare l'intonazione, a diminuire o aumentare la velocità e molti altri effetti presenti, soprattutto usati nell'ambito musicale, chitarra elettrica, tutto qui. Possiamo vedere per esempio il cambio di intonazione. Per esempio, diminuisco la mia voce, in questo caso la passo da Do a Sol, tipo una mia voce tra 30 anni approssimato. Pronto, prova, sassa, 1, 2, 3, prova. Sostanzialmente è questo.